Così come mi voglio scusare con tutti coloro i quali avrebbero voluto magari presenziare una funzione religiosa oggi del Giovedì Santo, mi chiedo scusa, ma purtroppo le date sono tutte incastrate e non siamo riusciti a rinviare nulla. Ringrazio l'amico Marcarino per l'introduzione, permettetemi anche di ringraziare tutti coloro i quali hanno sostenuto e hanno condiviso la mia candidatura, gli amici della Lega, gli amici di Forza Italia, gli amici di Fratelli d'Italia e le liste civiche che fanno parte di questa grande coalizione. Le ha citate prima Marco, Alba Domani, la lista per Alba Cirio e la lista di Carlotta Boffa. Ho l'onore di guidare una coalizione unita, compatta, coesa, lo voleva fortissimamente il sottoscritto, lo volevano gli alleati, ma soprattutto lo volevano i nostri elettori, poiché tutti noi insieme abbiamo un unico obiettivo, ovviamente, quello di vincere le prossime elezioni che si terranno a fine maggio. Ma non lo dobbiamo tanto a noi stessi, ma lo dobbiamo soprattutto alla nostra città, poiché Alba deve assolutissimamente voltare pagina dopo 10 anni di pressoché immobilismo politico. Perché dico immobilismo politico? Poiché quando uno rimane fermo, inevitabilmente qualcuno va avanti e tu rimani indietro. E la nostra città è rimasta indietro, basti pensare che in questi anni abbiamo perso dei servizi fondamentali. Abbiamo perso il tribunale, che era fondamentale, era uno dei tribunali più efficienti del nostro paese. Oggi se dobbiamo andare a fare un certificato ce ne dobbiamo andare ad Asti. Abbiamo perso la Guardia di Finanza, che oltre ad essere un presidio di polizia tributaria, era un presidio di legalità, poiché tutti i giorni vi erano circa 40-50 finanzieri che presidiavano il territorio e avrebbero potuto aiutare le altre forze dell'ordine. In questi anni sentiamo dire tutti gli anni dal presidente Chiamparino, quando viene l'inaugurazione della Fiera del Tartufo: cari albesi, state sereni che il prossimo anno sarà inaugurato l'ospedale. Mai visto. Ecco, lo sentiamo dire da tanti anni, probabilmente sarà inaugurato quest'anno, ma sicuramente, anzi speriamo, non sia inaugurato da Chiamparino ma dal nostro amico Alberto Cirio. Ecco, però, quando anche fosse inaugurato, entrasse in funzione il nuovo ospedale, rimarrebbero comunque dei problemi fondamentali. Innanzitutto, questo ospedale era previsto che avesse circa 520-530 posti letto e ne avrà forse 270, quindi questo è un tema importante. E il secondo, ancora più importante, non abbiamo le strade per arrivarci, poiché la strada provinciale 7 è del tutto inadeguata. Lo diciamo da anni con delle interrogazioni in consiglio comunale, mie e dei miei colleghi, e non abbiamo mai avuto risposte. È sempre colpa di un altro, della provincia, della regione, di chissà chi, ma io mi auguro che il prossimo sindaco di Alba abbia l'autorevolezza per affrontare questo, che è un problema fondamentale, poiché la strada provinciale 7 lo scorso anno, nel 2018, è rimasta bloccata ben 9 volte, e se lì ci fosse stata un'ambulanza mi chiedo come sarebbe mai arrivata all'ospedale, cioè mai, a meno che non prendesse qualcuno la teleferica che voleva fare il sindaco Marello, ma non credo che possa essere possibile. Detto questo, questo è un tema fondamentale, assolutamente fondamentale, perché senza l'adeguamento della provinciale non possiamo arrivare in questo ospedale. Altro tema sicuramente importante, ma in questi anni l'amministrazione Marello ha fatto tutto sbagliato? No. Noi questo non l'abbiamo mai detto, poiché in questi anni noi abbiamo lavorato, abbiamo fatto un'opposizione costruttiva e propositiva e abbiamo anche votato delle delibere, delle mozioni, degli ordini del giorno di questa amministrazione. Perché lo abbiamo fatto? Poiché abbiamo sempre pensato solo ed esclusivamente di lavorare nell'interesse della città. Faccio un esempio su tutti. La riqualificazione, ad esempio, di Corso Asti,
ci sono stati degli insediamenti produttivi, abbiamo deciso di votare delle delibere perché portavano vantaggio alla nostra città. Detto questo, si poteva e si doveva fare molto molto di più. Ed è quello che noi vogliamo fare, poiché nella nostra città purtroppo ci sono dei problemi che sono rimasti irrisolti, ma soprattutto la nostra è una città con delle grandissime potenzialità inespresse. Primo problema che affronteremo, poi adesso faccio una panoramica, poi come facciamo sempre ovviamente lasciamo spazio alle domande. Il problema del traffico. Nella nostra città tutti i giorni entrano ed escono 90.000 veicoli. 90.000 veicoli sono tantissimi. 35.000 passano sul Ponte Albertino, 20.000 arrivano dal Corso Canale, 15.000 arrivano dal Corso Asti, 15.000 arrivano dal Corso Corte Miglia, altri 16.000 dal Rotondo delle Vigne, poi qualcos'altro ovviamente dal Carasca, di là. Cosa vuol dire questo? Che non è possibile che nella nostra città si continui ad utilizzare una rete viaria che non subisce modifiche da 35 anni. Bisogna avere il coraggio di affrontare il problema della viabilità, perché da solo non si risolve. In questi anni, in questi 10 anni, l'amministrazione ha speso nel capitolo della viabilità quasi 20 milioni di euro. Qualcuno di voi si è reso conto che si è cambiata la viabilità della nostra città? Direi di no. È cambiata, secondo me, in negativo, ad esempio in Corso Europa. In Corso Europa è cambiato assolutamente in negativo e noi l'abbiamo detto più volte all'amministrazione, fortunatamente non c'è ancora scappato il morto. Abbiamo chiesto di, non dico di tornare indietro, ma di rivedere la posizione, ci è stato detto, così abbiamo deciso e così rimane. Noi diciamo fin d'ora che qualora vincessimo le elezioni, Corso Europa dovrà essere per forza di cose modificato.